Innanzitutto, come stai? E so che sono giorni un po' di fuoco questi, però volevo chiederti come stai. Partiamo da qui. Allora, Carola, innanzitutto grazie mille per avermi invitato e Grazie a te. soprattutto per la domanda non scontata, perché tante volte, sai, ci soffermiamo su delle domande, no, magari soprattutto voi presentatori, no, nelle domande preimpostate verso magari gli artisti e uno non chiede mai come sta l'altra persona. Brava! Allora, come sto? Sto in un periodo bellissimo della mia vita, devo dire che mi sento appagato su ogni fronte. Svedi del fumo, non è nient'altro che incenso, perché io amo accendere. Sì, perché mi rilassa tanto e quindi se vedi il fumo è solo per quello. Non... comunque, no, sono giornate di fuoco, è vero, ma diciamo io ho bisogno di alimentare la mia vita con il fuoco, perché altrimenti mi sento morto. Diciamo, sono appena tornato a Roma dopo 3 settimane su Attervisio, perché sto girando una serie per Rai 1, però non posso aggiungere altro. Domani riparto per finire le riprese e poi torniamo a Roma per fare altre 5 settimane di riprese qui. Quindi aver incastrato anche questa intervista è stato, guarda, ma un miracolo. Povera Sara, che è il mio ufficio stampa, che poverina, ogni volta dice: Mario, la possiamo fare? Io le farei tutte, fosse per me. Purtroppo non posso più dividermi per poterle realizzare, però sto bene. Tu come stai? Io grazie per la domanda, sto bene, anch'io settimane impegnative, però insomma, tutto sommato è bello avere anche tanto da fare, cioè, magari dopo il periodo di stop è bello insomma riattivarsi ed essere attivi con nuovi progetti. Tu ti dividi praticamente tra mille cose, perché oltre alle interviste appunto che Sara deve incastrarti, la vita da set. Ti sei lanciato anche con un nuovo progetto musicale, con un singolo, Esatto, in esatto. collaborazione con Linda D. Quindi io vorrei Sì. approfondire a questo punto questo aspetto, quindi chiederti anche come è nato il brano e la collaborazione con Linda. Allora, la collaborazione con Linda è nata in un pomeriggio. Io ho ricevuto questa proposta di collaborazione appunto con questa artista che io non conoscevo prima e tramite il suo agente e una volta conosciuta mi hanno fatto sentire il brano che avevano pensato per appunto farlo fare creare questo duetto ed è un brano tra l'altro che era già esistente nel 2018, è un brano che è stato scritto da Roberto Zappulla e da Mary Mary, che è anche l'interprete di questo brano, per riadattarlo in una nuova versione, appunto in un duetto. Ti dico solo che non mi è mai successo prima, ma io il brano l'ho ascoltato in quel pomeriggio, il pomeriggio stesso l'ho inciso e come si suol dire nel gergo attoriale è stato buona la prima. Le nostre voci si sono talmente tanto unite che è stata magia ed è una canzone che appunto per quanto mi riguarda è un inno alla libertà, no? È un po' come la sua melodia, io l'ho sempre definita con questa frase, la sua melodia plana su corde emozionali tipiche di un'aquila libera. E quindi su questo tema si è focalizzata la mia interpretazione del brano. Poi è vero, come hai detto tu, la melodia ricorda molto la libertà appunto di un'aquila, del volo, dell'essere liberi. E tu ti senti libero, abbastanza libero? Io Quindi, mi io
Io assolutamente sì, mi sono sempre definito uno spirito libero, ma spirito libero poi tanti lo confondono come una persona che trasgredisce, no? No, io invece per me la libertà è una libertà di pensiero, di espressione, un non avere diciamo, dei blocchi che purtroppo magari la vita ci mette davanti durante il nostro percorso di vita e che tante volte anche per preconcetti creati uno non sa come oltrepassarli questi ostacoli. Per me la libertà di espressione, nel mio caso, è appunto avere la possibilità di comunicare ciò che io ho dentro attraverso, in questo caso, due espressioni artistiche che amo profondamente, che sono la recitazione e la musica. Quindi, questo è la libertà di amare, la libertà di poter fare ciò che si ha, ciò che uno ama fare, e tutto questo, la libertà di poter appunto anche organizzare un'intervista come questa alle 8:30 di sera tranquillamente nel proprio salone di casa, la libertà di poter comunicare anche senza vincoli. Tu hai detto prima che ti dividi anche tra il canto e appunto la recitazione. Questa cosa, insomma, di dividerti tra due arti dagli occhi esterni, ti ha mai posto, insomma, dei limiti, parlando di etichettamento? Quindi o sei attore o sei cantante, non puoi essere entrambe le cose. Ma guarda, è un aspetto che fortunatamente è bypassato, no? Perché in America si può dire che tutti i più grandi attori sono anche cantanti. Jared Leto ha un gruppo musicale, Justin Timberlake è un Johnny cantante, Depp stesso. Johnny Depp, Russell Crowe, Kevin Costner, te ne potrei citare. Tim McGraw, che è un cantante famosissimo country, che adesso ha fatto recentemente Yellowstone, che è una serie che io ho amato profondamente, e 1883, che è un prequel della storia appunto di Yellowstone. Cioè, in Italia fortunatamente questo era un preconcetto che vigeva, hai ragione. Prima, infatti, molte volte mi dicevano: Mario, ma tu cosa vuoi fare, il cantante o l'attore? E dicevo: voglio fare l'artista. Perché parliamo sempre di comunque due mondi che non viaggiano in parallelo, in quanto si parla sempre, sempre ed esclusivamente di interpretazione. Per quanto mi riguarda, i cantanti che stimo e che seguo sono tutti interpreti. Interpretano, arrivano in questo caso a me, ascoltatore, attraverso un loro brano. L'attore fa lo stesso. E allora, per quale motivo bisogna distinguere i due mestieri? Perché? Tu appunto stai lavorando anche per la Spagna, per l'Italia. Dal punto di vista lavorativo, come approccio anche al lavoro, è diverso, è simile, il riscontro anche da parte insomma, degli addetti ai lavori? Ma guarda, io ho avuto la fortuna di aver preso parte ad un progetto in piena pandemia, in quanto il regista di questo film spagnolo stava cercando un attore italiano che parlasse spagnolo, che avesse il mio physique du role, no? E quindi diciamo che è stata un po' un'accoglienza a braccia aperte per quanto mi riguarda. Quindi io, è stata la mia primissima volta in Spagna, è stata la mia primissima volta nell'approccio di una lingua che fino a quel momento non avessi mai studiata, mai parlata, mai capita, perché era una lingua nuova. E mi sono trovato, quindi per me la Spagna è fiero di essere italiano, però quando io arrivo in Spagna la sento come una terra familiare, sento casa, forse perché appunto mi ha accolto a braccia aperte nella mia primissima esperienza
attoriale cinematografica di un progetto internazionale da coprotagonista. Quindi, nel senso, è chiaro che sono molto legato a questa meravigliosa terra. E tornando invece sui progetti musicali, questo non è il tuo primo progetto, ne hai fatti anche negli anni passati, sei stato anche da protagonista a Tale e Quale Show nel 2018. Ce ne saranno altri? Ci sarà magari la costruzione anche di un EP, di qualcosa di... Allora, hai detto bene perché tutto è nato da Tale e Quale Show nel 2018, quando Loretta Goggi mi disse di continuare a coltivare questo suo dire talento vocale, perché mi avrebbe portato tante soddisfazioni. Beh, c'aveva ragione perché mi sta regalando tantissime emozioni, perché ascoltare come nel 24 settembre scorso il mio primissimo inedito in radio. Comunque esibirmi su Radio Rai 1 con John Vignola è stata una grandissima soddisfazione. E devo dire che questo secondo progetto musicale ovviamente seguirà un terzo, che non c'è due senza tre. Giustamente. E diciamo che io continuerò a fare tutto ciò che mi rende felice, la musica è tra queste, quindi sì, sicuramente ci sarà un proseguo. E hai mai pensato anche di fare dei veri e propri live in cui magari puoi mischiare le due arti, non so, mettere su un progetto Assolutamente diverso? sì, assolutamente sì. Io, allora, con il discorso che siamo stati purtroppo poi un po' bloccati per il discorso pandemia, ho fatto dei live recentemente in cui ho portato, quando uscii appunto ti porto in Texas, insieme poi a dei altri cavalli di battaglia che solitamente io porto quando mi esibisco, però l'obiettivo è quello appunto di creare dei pezzi, altri pezzi miei per arrivare poi ad una sorta di appunto di album di 10-12 pezzi per poter fare un live. Quello sarebbe il top, il sogno. Io ti ringrazio Esatto. per aver risposto alle mie domande. C'è qualcosa che vuoi aggiungere che non è stato detto? No, guarda, è stata una piacevolissima chiacchierata, ci siamo detti penso tutto quello che c'era da dire. E ti ringrazio per avermi ospitato e Grazie a te. per la piacevole intervista. Spero che ne seguiranno altre perché vorrà dire che appunto avrò altro da dire. E nel frattempo ti mando un abbraccio e ti auguro tante, tante, tante care cose. Sono io che ringrazio te, grazie.